ancora da Nagy, scende passo Verdi che poi calcia all'improvviso ed è un gol meraviglioso! Simone Verdi al 56esimo, ce l'ha il San Paolo, 1-1. До слова, Тосун міг би взяти участь у цьому матчі з перших же хвилин, але перевагу Гюнеш віддав таки Абубакару, і Абубакар свій шанс реалізовує. Важкувато якось виглядав аж вперед, не без допомагаючи з Пеперейною. І от за рахунок того, що прогавили цей під перших у групі Бі, виграли. Штрафний удар, який реалізовує невеликий офсайд. Milinkovic Savic per Dusan Basta, deve spingere, deve farsi vedere in avanti la squadra di Inzaghi, che ci prova adesso con Parolo. Palla ancora per Balde Keita all'interno dell'area, ci prova col destro, immediato il pareggio della Lazio, lo ha realizzato Balde Keita con la complicità di Pepe Reina. Reina non impeccabile nella circostanza, pallone che gli passa sotto il guantone sinistro e va a infilarsi in porta. Torna la parità al San Paolo, è durato un attimo. Il momento di gioia per i padroni di casa e Pepe Reina si prende a schiaffoni la testa. Pepe, Pepe, Pepe Reina. Come avete potuto intuire, questo video è dedicato al buon portiere del Napoli, al portierone spagnolo, che in settimana, insomma, ha fatto parlare di sé, sia in positivo che in negativo. In negativo perché dopo circa 6-7 minuti dall'inizio della partita tra Inghilterra e Spagna si è reso protagonista di un'uscita... un po' avventata, diciamo così, sui piedi di Vardy, ha procurato il calcio di rigore a favore dell'Inghilterra che poi l'Allana ha trasformato e, insomma, l'uscita è stata... alla Pepe Reina. L'Allana è andato sul dischetto, ha trasformato secondo me un rigore magistrale, anche se Reina oggettivamente ha intuito la direzione del pallone, ma di certo non l'ha parato. Nel secondo tempo poi un intervento su Walcott ha evitato il 3-0, quindi si è scatenata un po' la discussione, ma Reina è una risorsa per il Napoli o un problema? Iniziamo però dai numeri, che sono freddi, oggettivi e soprattutto non tengono conto della simpatia o dell'antipatia di un determinato giocatore. Reina in 3 anni di Napoli ha giocato 103 partite, subendo 100 gol. Questo significa che la media del giocatore è di un gol subito ogni 91 minuti giocati. Sono invece 35 le partite in cui il portiere non ha subito reti. Sono state 13 nel primo anno di Benitez, 18 lo scorso anno e 4 in questa stagione. Se volessimo fare un paragone con Gigi Buffon, i numeri sarebbero i seguenti. Nelle stesse stagioni di Reina a Napoli, Buffon ha totalizzato 99 presenze, subito 68 gol, disputato 58 partite in clean sheet, cioè senza subire reti. Il che significa che il portierone numero 1 della nazionale ha un gol subito ogni 141 minuti contro i 91 dello spagnolo. Una statistica di Transfer Market ci dice che su 38 partite giocate nella scorsa stagione Reina ha subito 83 tiri, 32 gol e praticamente ha ottenuto una media di un gol ogni 2,59 tiri, cioè dopo due tiri il terzo gol finiva dentro. Come potete vedere dalla tabella che vi sto mostrando, fatta sempre con le statistiche di Transfer Market utilizzando i gol subiti, cioè i gol nello specchio, quindi potete andare a visionare, a verificare se tutto quello che sto dicendo è vero oppure no, magari ci sarà qualche errore, però. Al quinto posto tra i peggiori troviamo il Napoli, con 41 tiri subiti, 13 gol incassati e la media di un gol ogni 3,15 tiri. Insomma, anche in questo caso il rapporto con la Juventus e con Buffon non è dei migliori, anche se in questa classifica viene contata anche la partita contro la Sampdoria giocata da Neto. Le cose peggiorano se andiamo a vedere quest'altra tabella, quest'altra statistica. Come potete vedere qui ho inserito tutte le squadre impegnate nelle competizioni europee, cioè Champions League ed Europa League, ovviamente italiane. Come potete vedere il Napoli ha subito 10 tiri e incassato 7 gol, praticamente un gol ogni 1,43 tiri. Significa che il 70%
dei tiri subiti dal Napoli è finito in rete. La Juve e la Fiorentina invece sono le migliori, la Juve con praticamente un gol ogni 8 tiri e la Fiorentina un gol ogni 7 tiri. Ma insomma, alla fine la colpa di chi è? E di Reina, e di Sarri, e della presidenza, e del preparatore atletico, e dei figli, della famiglia, dei tifosi, di chi? Perché Reina ha questo rendimento? Il portiere spagnolo ha sicuramente qualche problema fisico, che la prima cosa è che Reina è bravissimo con i piedi e praticamente in fase di impostazione è un regista aggiunto, cioè oltre Jorginho di Avarà, diciamo così, c'è anche Reina che inizia a smistare la palla e fa partire l'azione. Questa è una cosa vera e molto importante, perché sempre analizzando i dati della UEFA ci rendiamo conto che in Champions il portiere che ha percorso più chilometri è Lopez del Lione, che ha percorso la bellezza di 21.819 metri. Reina è al decimo con 18.029 metri percorsi. Buffon, che lo schiaccia dal punto di vista di parate, gol subiti, clean sheet e quant'altro, è al 17° posto con 16.542 metri percorsi, quasi un chilometro e mezzo in meno rispetto a Reina. Questo dato sottolinea quanto Reina si muova di più rispetto a Buffon e quante volte sia costretto magari o all'uscita perché Napoli gioca molto corto, oppure proprio a raccogliere il pallone e impostare. Questa è una caratteristica fondamentale per Sarri. Però poi arriviamo a un punto che il mestiere fondamentale di un portiere è parare, non fare il regista. E quindi molti si chiedono perché Rafael non gioca, perché Sepe non gioca. Ecco, io sono uno di quelli, io mi sono chiesto e ho anche richiesto, speravo, ecco, auspicavo, di vedere in campo Sepe o Rafael sia contro Crotone che contro Empoli per far rifiatare Reina, per farlo recuperare anche fisicamente e per averlo bello fresco per la partita contro la Juventus. I numeri e le statistiche di Rafael e di Sepe non sono poi così peggiori, diciamo che viaggiamo sui livelli di Szczęsny o di Handanovic. Sepe tra Empoli e Fiorentina ha incassato 42 gol, con una media di un gol ogni 83 minuti. Rafael invece, in 43 presenze con la maglia del Napoli, ha subito 48 gol, ha totalizzato 15 clean sheet e ha subito un gol ogni 73 minuti. Ora, i tifosi del Napoli avranno sicuramente un brutto ricordo di Rafael per la papera di Palermo, Bilbao e compagnia bella. Però, attualmente, quello che deve essere chiaro è che noi abbiamo un portiere che comunque non para. Come avete visto al filmato di inizio video, sono gol che pesano, soprattutto quelli contro il Besiktas e contro la Lazio, pesano sia sulla qualificazione alla fase eliminatoria della Champions League sia sul campionato. La cosa su cui poi vado a riflettere però è un'altra. Cioè, se Sarri davvero non si fida di Sepe e Rafael e li ritiene non all'altezza del Napoli, come ha fatto l'allenatore ad accettare di partecipare a tre competizioni, cioè Serie A, Champions League e Coppa Italia, con un attaccante e mezzo, perché Milik e Gabbiadini fanno un attaccante e mezzo, e soprattutto con un portiere su tre? Cioè, se le condizioni di Reina sono così critiche da farlo giocare come sta giocando e gli altri due sono così non all'altezza, allora significa che non sono proprio in grado di giocare competizioni importanti o a certi livelli. E quindi mi domando come l'allenatore si sia lanciato in questa stagione senza attaccanti e senza portiere. Perché un attaccante e un portiere non ti garantiscono nulla. Si trattava Sportiello. Sportiello è stato messo fuori rosa dall'Atalanta, però comunque a Napoli non è arrivato. E poi ai detrattori di Rafael e Sepe domando: siete davvero sicuri che Sportiello sia così superiore rispetto a Rafael e Sepe e comunque più vicino alla qualità di Reina? Insomma, Reina è un ragazzo di 37 anni, l'anno prossimo ad agosto ne saranno 38 e insomma questa potrebbe essere, non dico la sua ultima stagione, però la penultima. Siamo quasi per arrivare al capolinea, mio caro Pepe, quindi forse sia il Napoli che lui devono iniziare a capire che serve un altro portiere, serve far giocare qualcun altro. Io personalmente avrei azzardato sia Sepe o Rafael, insomma, contro Crotone ed Empoli, perché le ritenevo e le ritengo due squadre non all'altezza. Magari adesso l'Empoli si sta riprendendo un po' di più, però comunque non erano all'altezza in quel momento, si poteva provare qualcosa di diverso. Io inoltre non sono convinto che non ci siano alternative, non riesco a pensare che Rafael sia un brocco, perché me lo ricordo già ai tempi del Santos e non era così scarso.
col Napoli ha fatto vedere belle cose, ha fatto vincere ai rigori una Supercoppa italiana, una delle poche vittorie strappate alla Juventus, perché soltanto Barcellona e Napoli hanno tolto un trofeo alla Juve, ripeto, non è poco, e quindi penso che quei suoi momenti no siano dovuti più che altro alla pressione, al momento del Napoli, al fatto che comunque quando ha giocato Rafael la difesa era molto molto più ballerina rispetto a quella di adesso, e credo che dopo quasi un anno e mezzo di stop questo ragazzo potrebbe provare a giocare la partita, insomma, contro qualcuno che non è a livello del Napoli. Non ci vedo nulla di male, anche perché si paga lo stipendio a questi due giocatori, non li si fa giocare mai e soprattutto non si riescono a vendere, quindi che senso ha tenerli in rosa? Io ripeto, Reina non mi dà sicurezza e lo sta dimostrando. Per me ha bisogno di stare un paio di settimane fermo, di saltare almeno due giornate, due partite. Certo, se c'è la Champions, se c'è la Juve, se c'è l'Inter, se c'è il Milan, ci sta che uno si affida a Reina. Però Sarri dimostra ancora una volta la paura di cambiare. Questa paura, secondo me, nasce da una poca serenità e tranquillità dell'allenatore azzurro. I numeri ve l'ho detti, le statistiche le avete lette. Qualche intervento un po' così l'avete visto a inizio video. Insomma, tirate le somme e fatemi sapere che cosa ne pensate di Reina. Poi nel momento in cui Sepe o Rafael giocano al posto di Reina e fanno peggio di lui, non ci sarà nessun problema ad ammettere che entrambi non sono all'altezza del Napoli, della maglia, di difendere i pali della squadra, eccetera eccetera. Però fino a quel momento io non ho nulla da mettere dall'altra parte della bilancia, ho soltanto papere continue, numeri che sono contro lo spagnolo, e quindi magari preferirei vedere o l'italiano o il brasiliano tra i pali. Fatemi sapere che cosa ne pensate, e un saluto a tutti e ciao!